Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Continuiamo con la nostra serie dedicata alle rivelazioni di Richard Day del 69 che ci sono arrivate grazie a Lawrence Donegan nel 2004 in Punto di Morte. Allora, se non avete visto i video precedenti, andateli a guardare, soprattutto il primo, in cui vado a descrivervi la figura di Richard Day e l'ambiente da cui lui è uscito, ambiente strettamente collegato ai Rockefeller. Abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato del sistema economico globale. Oggi voglio parlarvi invece del controllo centralizzato del denaro e molti punti di queste rivelazioni vi sembreranno veramente assolutamente reali, proprio vicine a quella che è la situazione che noi oggi ci ritroviamo a vivere. Una situazione di profonda crisi in realtà, perché a causa di tutto quello che è accaduto, molte attività hanno fallito, molte persone hanno perso il lavoro, tanti si ritrovano a vivere per la strada, non hanno più un tetto sopra la testa e in una situazione di così profondo disagio per molta gente, loro che cosa fanno? Aumentano i prezzi dei beni di prima necessità. Giustamente, ci sono una miriade di persone per la strada che non hanno un tetto sopra la testa. Che facciamo? Aumentiamo il prezzo dell'acqua, aumentiamo il prezzo del pane, aumentiamo il prezzo anche della benzina, che veramente in alcuni luoghi la benzina è, il prezzo è diventato proprio incommentabile, incommentabile. Quindi vedete le loro manovre per andare a creare ulteriore panico, ulteriore disperazione, ulteriore depressione. Un'ulteriore situazione di profonda negatività per le persone, perché quello che loro vogliono fare è creare proprio questa negatività. Ricordiamoci che la negatività, la paura, la depressione e tutti questi sentimenti negativi non fanno altro che nutrire chi realmente ci comanda. Ok? Quindi per loro è molto importante tenere l'umanità in questi sentimenti veramente a bassissimo livello vibrazionale. Ma vediamo un po' che cosa disse il buon caro Richard Day nel 1969 a proposito del controllo centralizzato del denaro e del futuro dell'umanità riguardante questa tematica. Il denaro diventerà prevalentemente credito. Lo era già, ragazzi, il denaro è principalmente un credito, ma lo scambio di denaro non avverrà in contanti, scusatemi, o con oggetti tangibili, quindi che si possono toccare. Non avverrà più attraverso monetine o banconote, ma attraverso un segnale di credito elettronico. Ma questo lo sappiamo già. Verranno integrate le cosiddette carte, poi anche quelle diventeranno obsolete e arriveremo poi al microcippaggio della popolazione mondiale. Le persone terranno con sé solo somme di denaro minime per cose come un pacchetto di gomme da masticare o di caramelle, piccole cose da tenere in tasca. Qualunque acquisto di importo significativo verrà invece effettuato elettronicamente. Gli incassi verranno inseriti elettronicamente sul conto personale. Ci sarà un singolo sistema bancario. Potrà sembrare più di uno, ma in definitiva esisterà un singolo sistema bancario, in modo che pagamenti e somme spese verranno immessi e detratti dal proprio conto e la gente non porterà niente con sé. Questa è una realtà, perché anche oggi è così. Le persone sempre più pagano anche le minime cose, tra l'altro, con la carta di credito. Sarà anche possibile tenere traccia a livello informatico di qualunque acquisto. Così, se tu compri per esempio troppo di un determinato prodotto e qualche funzionario vuole sapere come usi i tuoi soldi, può risalire alle tue spese e vedere cosa hai acquistato. Quindi qui si tratta proprio di monitorare attraverso queste manovre la popolazione, i tuoi acquisti, quello che tu compri, quello come spendi i tuoi soldi, in cosa li spendi. Vedete la manipolazione e anche questo continuo osservare ogni individuo del pianeta attraverso i loro mezzucci? Tutto avviene ormai alla luce del sole, ragazzi. Non si può più parlare di privacy. Cancellatela proprio dal vocabolario la parola privacy. Disse, ci dice Donegan, riferito a Day, che qualunque acquisto di dimensioni significative, come per esempio un'automobile, una bicicletta, un frigorifero, una radio, una televisione o qualcosa del genere, avrebbe potuto riportare un codice identificativo per poter essere tracciato. Così, in caso di cessione o furto di un oggetto, le autorità possono risalire molto velocemente a chi l'aveva acquistato. Questo sarà possibile grazie ai computer, cosa che è già possibile. La capacità di risparmiare verrà notevolmente ridotta. Le persone non saranno più in grado di mettere da parte somme considerevoli.
Venne citato il fatto che la ricchezza rappresenta il potere e la ricchezza nelle mani di molte persone non è una cosa positiva per chi detiene il potere. Perciò chi risparmia troppo deve essere tassato. Capite? Più risparmi, più saranno alte le tasse sui tuoi risparmi, che così non potranno mai aumentare molto. Vedi, per esempio, le tasse di interessi negativi. Cioè, capite? Loro non possono permettere ad un individuo X di arricchirsi. Loro detengono il potere, loro devono essere ricchi, loro e solo loro. Quindi nel momento in cui vedono una persona che si arricchisce troppo, vanno ad inserire proprio le tasse, a tassare quell'individuo. Infatti esistono veramente delle tasse proprio ridicole che si pagano, ma veramente uscite proprio da un film comico. Inoltre, se inizi a mostrare di risparmiare troppo, potrebbero ridurti lo stipendio. Diremmo risparmi anziché spendere, quindi non hai veramente bisogno di tutti quei soldi. Capite come ragionano? E quindi, visto che tu risparmi troppo, capite proprio l'invasione della privacy. Se tu risparmi molto, questo significa che è sinonimo di non avere bisogno di soldi. E quindi, visto che tu risparmi molto e non spendi i tuoi soldi, allora tu questi soldi devi spenderli in qualche modo. Oppure questi soldi dobbiamo in qualche modo, no, ridurli attraverso magari uno stipendio più ridotto. L'idea è quella di impedire alle persone di accumulare ricchezza che potrebbe avere un'influenza a lungo termine negativa sul sistema. Le persone verranno incoraggiate a utilizzare credito per prendere a prestito e anche a sottrarsi al proprio debito e quindi distruggere il credito. Ancora una volta, l'idea è che se sei troppo stupido per gestire saggiamente il credito, le autorità hanno la possibilità di colpirti duramente non appena le esaurisci. Inizialmente tutti i pagamenti elettronici si baseranno su vari tipi di carte di credito, in parte queste erano già in uso nel 69, ma non tanto quanto ora. Ma le persone avranno carte di credito con una banda elettronica e una volta che si abitueranno verrà presentato il vantaggio di avere tutto combinato in un'unica carta di credito che funge da sistema monetario unico, quindi non sarà più necessario portarsi dietro tanta plastica. Verranno a quel punto introdotti i microchip. Ed è proprio di questa tematica che andremo a parlare, sempre seguendo quelle che sono state le parole di Day, nel prossimo video. Parleremo del microchippaggio della popolazione mondiale, che avverrà, sta già avvenendo sotto certi aspetti. In alcune nazioni, non so se lo sapete, ci sono stati pure dei volontari che si sono offerti per avere questo microchip impiantato sotto la loro pelle. E queste cose non sono state, qui ci tengo a precisare, predette solo da Richard Day, ma da tante altre persone, ok? Quindi non soltanto da lui. Però è veramente molto, molto grave tutto questo. E anche il fatto che, vedete, non possono esistere persone che risparmiano, perché altrimenti o ti vanno a tassare oppure cercano in qualche modo di ridurre il tuo il denaro. Quindi se qualcuno veramente osa ancora parlare di privacy in un mondo così fortemente controllato e gestito da queste menti completamente arcontiche, veramente ha un bel coraggio, ha un coraggio che io invidio, perché parlare di queste cose in un mondo così è veramente da brividi. Per quanto mi riguarda non c'è privacy, lo stesso Orwell nel suo libro ci parlava addirittura di smart TV che erano in grado di monitorare quello che facevano le persone nella propria stanza anche se spente. E che ci dice che queste smart TV di ultima generazione non possano fare lo stesso? O che i computer non possano fare lo stesso? I cellulari, insomma. Fatemi sapere tutto quello che pensate. Io vi auguro un buon proseguimento e vi do appuntamento al prossimo video.